Cari amici, buongiorno e bentornati a questo appuntamento del ciclo Protagonisti Veneziani. Questa è la decima puntata, chiamiamola così, decimo appuntamento, e siamo lieti di avere un ospite d'eccezione oggi con noi, che è il professor Benno Albrecht, che è rettore dello IUAV di Venezia. Quindi grazie di essere qui con noi e benvenuto. Beh, grazie a voi, grazie a voi. Bene. Ecco, come di consueto, diciamo, facciamo una presentazione del nostro ospite. Quindi il professor Benno Albrecht è nato a Caracas, Venezuela, da famiglia triestina. Si è laureato allo IUAV e ha ricevuto premi di architettura per le opere e i progetti realizzati. Ha vinto concorsi di progettazione nazionali e internazionali. Ha collaborato alla redazione di numerosi piani regolatori, tra cui quello vigente a Venezia. È professore ordinario di composizione architettonica e urbana all'Università IUAV di Venezia. Ha fondato e diretto la laurea magistrale di architettura per la sostenibilità, primo insegnamento dedicato alla sostenibilità in Italia e tra i primi in Europa. Le sue principali aree di progetto e ricerca sono la sostenibilità e il patrimonio urbano. È co-direttore del Centro Internazionale EPIC sulle città resilienti e sulla ricostruzione. Dopo la guerra in Siria ha condotto ricerche multidisciplinari sulla ricostruzione urbana e sociale nei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Dal 1 ottobre 2021 è rettore, come dicevamo, dell'Università IUAV di Venezia. Ecco, adesso, dopo aver inquadrato il nostro ospite, se per te va bene, possiamo Sì, iniziare. certo, sì, Benissimo. Allora, tu stai portando avanti un vasto e ambizioso progetto che coinvolge non solamente tutta la comunità IUAV, ma la città intera. E la sfida è quella di rivoluzionare Venezia, raddoppiando il numero degli studenti e creando almeno un centinaio di nuovi corsi universitari. È così? E se è così, ci puoi illustrare in dettaglio questo progetto, i termini di questo progetto e in che periodo di tempo si dovrebbe compiere? Beh, allora diciamo, il progetto in realtà, diciamo, lo scopo di questo progetto in realtà è quello di riuscire ad avere, diciamo, un terzo filone economico per la città che è basato sulla conoscenza e perciò tentare di ripopolare o dare nuovo vigore alla città. Quando dico Venezia intendo Tutto, terraferma, certo. tutto, insomma. E l'università è, diciamo, le quattro università che ci sono a Venezia, ce ne Sì. sono quattro, Sì. no? C'è diciamo, IUAF, c'è Ca' Foscari, c'è l'Accademia e c'è il Conservatorio, che adesso sono considerati, diciamo, istituti di livello Certo. universitario. E diciamo, le università servono per dare l'innesco a un meccanismo, cioè sono solo, diciamo, il primo motore, cioè il motorino d'avviamento, Sì. diciamo così. Poi dopo questo sistema dovrebbe riuscire a funzionare in maniera Da positiva. moltiplicatore, diciamo così. Sì, diciamo, co cose che sono successe in altre città. Non so, ad Amburgo è stato lo shipping a dare questo, cioè la spedizione. Non so, a Lione è stata più la parte medicale o gli studi farmaceutici, Sì. eccetera, no? Secondo le varie città. A Venezia, diciamo, una cosa che si taglia bene alla città è questo dell'istruzione superiore. Ma soprattutto di riuscire a innescare un'economia della conoscenza molto avanzata, però molto 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 avanzata. Venezia, avete visto sui giornali, è considerata la città a maggior tasso Sì. culturale in Europa, abbiamo più biblioteche di tutti, eccetera, eccetera, eccetera. C'è questa chance, c'è una chance, una possibilità molto concreta per diversi tipi di motivi. Sono motivi a grande scala o a scala superiore. L'Italia tra i paesi europei, diciamo, rispetto, diciamo, a una popolazione di età tra i 30 e i 34 anni, ha il penultimo tasso di laureati. Sì. Peggio di noi fa solo la Romania, tutti gli altri fanno meglio, tutti fanno. Perciò c'è un piccolo È problema, gravissimo, che è un problema del paese. certo. All'interno di questo problema del paese, che il paese dovrà rispondere in qualche modo,
perché noi non abbiamo, do questa notizia, non abbiamo petrolio, non abbiamo diamanti, non abbiamo oro, diciamo così, non abbiamo queste cose qui, l'unica cosa che abbiamo è intelligenza e dobbiamo investire sull'intelligenza, ma se va avanti così non investiamo e perciò c'è un problema di tipo nazionale di questo. All'interno di questo uno può pensare, ma il Veneto è messo meglio, no, il Veneto è messo peggio della Sardegna, molto sotto la media europea e tra l'altro non tratteniamo niente in Veneto i laureati, sì, come forse avete visto, sì. E potremmo pensare, ma forse Venezia è una, invece una città universitaria, che no, anche questo, no? Venezia ha solamente l'8% di studenti universitari rispetto al totale della popolazione, rispetto a Padova che c'è il 22%, Bologna il 18%, eccetera. Perciò diciamo c'è possibilità di crescere. Gli studenti universitari sono solo la prima tappa di un processo che dovrebbe portare ad avere qui centri di ricerca e persone che si fermano e che restano e che creano nuovi tipi di lavoro. Questo meccanismo dovrebbe portare nuovi tipi di aziende, dovrebbe portare lavoro. Il lavoro è residenzialità. Quello che abbiamo, e siamo sicuri, abbiamo location, su questo non c'è dubbio, e l'altra cosa che abbiamo è abbiamo vetrine, perché noi non dobbiamo andare a crearci le vetrine, perché la vetrina ce l'abbiamo già, solo che nella vetrina non mostriamo le cose che facciamo, perché non le facciamo per queste cose qua. Perciò c'è ampia, una grande possibilità di miglioramento. E soprattutto c'è una grande possibilità di, essendo i primi in Italia che investono su queste cose, di mettere il cappello sulla sedia su alcune cose. E l'altra cosa è quella proprio di riuscire a pensare per primi a quali possono essere gli studi del futuro, i mestieri del futuro e quale può essere questa economia della conoscenza, un'economia dei contenuti, insomma, che potremmo avere nel futuro, che cioè già esiste. Perciò c'è molto spazio da questo punto di vista. E penso che bisogna cogliere questa occasione subito, certo, immediatamente. Sì, quindi bisogna cominciare subito a lavorare, ma naturalmente questa si protrarrà nel medio e lungo termine, quindi perché è un lavoro enorme, per cui... Sì, però è un lavoro immediato anche, sì. Nel senso che puoi cominciare subito. Subito, cioè, sì, cominciare subito. Immediatamente, ovviamente, diciamo... È una curva che aumenta, diciamo, sì. nel corso degli anni. Noi diciamo, facciamo delle previsioni a 10-20 anni, sì. diciamo, di questa cosa qua. E questo dovrebbe innescare, diciamo, quando a regime, un indotto molto forte per la città, molto 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 forte per la città. E questo dovrebbe riuscire a dare, diciamo, una terza economia, cioè la prima, diciamo, quella del turismo, sì. la seconda, diciamo, quella dell'industria in termini generali, una terza economia della conoscenza, un'economia molto più stabile delle altre, sì. che hanno degli alti e bassi, e che man mano che cresce dovrebbe funzionare come stabilizzatore. Ecco, quindi tornando e facendo riferimento alle relazioni, abbiamo detto che non c'è solo lo IUAV, non c'è solo Ca' Foscari, ma c'è l'Accademia e c'è il Conservatorio. Certo. Quindi che tipo di rete di collaborazione pensi, avete già iniziato, oppure pensate di mettere in atto per poter poi iniziare e poi andare avanti su questo lavoro? Noi abbiamo già iniziato, insomma, questo lavoro insieme. L'abbiamo iniziato, abbiamo due, diciamo, siamo insieme in due cose. Una cosa si chiama Studying Venice, che è un'associazione tra le quattro università, e l'altra cosa siamo dentro, diciamo, in questa fondazione che si chiama Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, dove lavoriamo proprio su questo, su questo tema. E non c'è bisogno di grande organizzazione e così, perché abbiamo praticamente già tutto, insomma. L'unica cosa, si tratta di indirizzare gli sforzi verso un obiettivo, o quantomeno avere, diciamo, chiaro qual è un obiettivo, certo. un obiettivo generale, certo. cioè abbastanza semplice. Certo. Questo ecco, e che impatto avrà questo progetto sulla popolazione di Venezia? E naturalmente l'altissimo numero di studenti che si prevede arrivi qui impatterà su una città che è fragile e che ha già delle sue, diciamo, particolarità. Quindi i cittadini verranno preparati a questi arrivi, a questi
questo sviluppo in questo termine? Beh, l'impatto, diciamo, deve essere un impatto economico estremamente positivo. Adesso dai nostri calcoli più o meno, diciamo, dovrebbe essere più o meno un miliardo all'anno di indotto. Tenete conto che prima della pandemia c'è chi faceva i calcoli sul PIL di Venezia, che erano 4 miliardi e mezzo, 6 miliardi a seconda come venivano contati. Perciò è tanto, adesso è molto. E questo dovrebbe portare poi un indotto molto forte anche in termini di ricadute di altro tipo, nel senso di effetto di trascinamento di posti di lavoro, aziende, cose che non sono direttamente, questo è solo legato all'università. Certo. Cioè, poi tutto, c'è tutto il resto, insomma, che riesce a portarsi dietro. Perciò, diciamo, la ricaduta, se no non si fanno, insomma, sì, devono essere estremamente positive. Un investimento di questo genere è compatibile anche con un'economia del turismo, sì, che questo è molto importante sia nel centro storico sia in terraferma, e dovrebbe riuscire a portare un miglioramento sia nei collegamenti tra centro storico e terraferma, perché ovviamente bisogna tentare di portare sempre più vicino le due teste che potrebbero essere a Santa Marta e via Torino, insomma, sì, perché già sono già vocate per questo, hanno già funzioni universitarie, e poi potrebbe servire a migliorare tutta una serie di spazi di intorno, insomma, i parchi, cioè, penso Forte Marghera piuttosto che parchi. Sì, infatti la domanda successiva era, dato che questo progetto poi coinvolgerà Mestre e la terraferma, che tipo di di beneficio potrebbe avere tutto questo territorio di terraferma con questo progetto, quindi il miglioramento magari dei trasporti, oppure attrazioni per i giovani anche dal punto di vista sia culturale che anche così, non dico ludico perché sono ragazzi, però comunque ci vuole un sistema che li accolga, dove loro si possano sentire a proprio agio, dove magari auspicabilmente restino. Sì, 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 certo. Se ci sono investimenti le cose sono meglio per tutto, perché diciamo sono sempre denari che vengono distribuiti. La testa più dentro di terraferma potrebbe essere, diciamo, il Parco della Bissuola, che sì, potrebbe essere il Parco della Musica, eccetera. Scendendo fino all'M9, poi andare via Torino e poi andare verso Santa Marta, e poi da lì, diciamo, si dirama in tutto il centro storico con le strutture che già esistono. Certo. Dovrebbe, diciamo, non è difficile pensare che ci siano ricadute in tutti i livelli, su tutti i livelli, soprattutto se questa qui riesce a innescare, diciamo, un meccanismo virtuoso, sì, nel senso che studi molto avanzati portano a cultura molto avanzata, portano lavoro molto avanzato, eccetera, certo, eccetera, certo, eccetera, eccetera. E Venezia può essere questo, e può essere, diciamo, un centro che guarda ovviamente al Mediterraneo, riguarda al mare e, diciamo così, entra in una relazione storica, insomma, certo, con questo bacino di utenza. Sì, io, a parte che ho partecipato a vari incontri dove questo progetto è stato illustrato, e quindi la gente comincia ad entrare nell'ordine di idee, quantomeno della conoscenza di queste caratteristiche del progetto, però sempre, ovviamente, ma perché è giusto che ci siano, ci sono alcune perplessità che ci sono anche arrivate dai cittadini. Per esempio, si pensa che una nuova popolazione di studenti che arriverà a Venezia non contribuirà alla stabilità della residenza, comunque, diciamo, non rappresenterà un verso contrario allo spopolamento che c'è adesso, perché alcuni dicono che gli studenti possono essere assimilati ai turisti, quindi mobili e non statici. Secondo te questa è una cosa verosimile oppure no? No, sbagliato, diciamo questo, nel senso che gli studenti durano nel tempo, cambiano le persone, ma durano nel tempo. E poi molti di questi, il tentativo è questo, non è tanto di avere studenti, quanto di avere residenti, e perciò di avere posti di lavoro nuovi e soprattutto persone che si fermino. Però
non puoi avere persone che si fermano se non hai, diciamo, un bacino ampio su cui puoi pensare che poi queste persone si fermino. E poi, ovviamente, diciamo, la parte principale sono i posti di lavoro, ma i posti di lavoro oggi, quelli che sono più possibili, probabilmente per un paese come l'Italia, sono quelli di conoscenza avanzata. Allora si tratta di un investimento, diciamo, in questo senso, che tra l'altro, se uno vuole fare propri conti, è un investimento che costa molto poco rispetto a investimenti su filiere molto più forti. Certo. No? E perciò, diciamo, si taglia bene per il nostro contesto. Certo. Ecco, noi come progetto comune abbiamo fatto qualche tempo fa io personalmente due conferenze sullo stesso argomento, cioè sui buchi di Mestre. Perché adesso, al di là dell'ex Umberto I, che ha una sua storia e le sue caratteristiche, però a Mestre ci sono molti luoghi, anche molto ampi, in luoghi strategici, ben organizzati, che potrebbero essere appetibili per moltissime attività, che però sono rimasti, diciamo, lì, quindi rappresentano un vuoto per la città, rappresentano una mancanza di posti di lavoro, perché praticamente tutti erano luoghi occupati da aziende. E addirittura in via Carducci c'era la ex sede della TIM, della Telecom, che occupava 500 persone, quindi immaginiamoci il ritorno economico, però adesso sono abbandonati. Allora io mi chiedo se, e ti chiedo, se magari si potrebbe anche, nell'ottica dello sviluppo, anche dell'attrattività nei confronti di aziende che potrebbero investire in questo settore, pensare magari anche a questi luoghi. Perché sia il Comune di Venezia, ma io appunto l'avevo già auspicato, ma anche la Fondazione e anche questo progetto potrebbe magari vagliare e collocare delle cose strategiche funzionali al progetto, quindi funzionali alla città, proprio in questi luoghi che sono fondamentali, sono lì, non occorre edificare altre cose, sono proprio lì e sono veramente, ci sono delle cose molto belle, tra l'altro. Come vedi questa... Assolutamente sì, non c'è nessun problema da questo punto di vista, no? Qui si tratta solo di capire quali sono i vantaggi o gli svantaggi a seconda di una collocazione rispetto a un'altra. La nostra idea è quella anche di lavorare con l'amministrazione e dargli anche uno strumento, diciamo, di pianificazione, sì, nuovo, completamente nuovo. Nuovo, nel senso che non esiste niente, sì, cioè proprio nuovo. La prima pietra. Sì, nuovo, sì. Una cosa assolutamente nuova, che diciamo così è la possibilità di avere, diciamo, uno strumento parametrico che permetta di vagliare un po' le diverse opzioni che possono esserci sulle diverse aree. Sì. Faccio un esempio, noi possiamo pensare a un progetto urbanistico come fosse una somma di tessere di un puzzle. Sì. Ognuna di queste tessere può assumere più funzioni, più forme, più diverse quantità. Facciamo finta che siano tre ciascuna. Se sono 20, 20 per 3 fa 60, 60 ma diventano combinazioni di queste, aumentano, diciamo, in termini esponenziali. Come si fa a valutare, tentare di valutare qual è la migliore scelta per un'area rispetto a un'altra e quali conseguenze possono esserci per un'altra? Adesso, diciamo, con la programmazione di grandi numeri riusciamo a tenere, possiamo riuscire a tenere un risultato di questo genere, e perciò consiglio che io ho promesso che tento, diciamo, di fare questa cosa qua, che non è mai stata tentata, e di riuscire ad avere uno strumento parametrico che riesca a dare questo tipo di giudizi. Ovviamente c'è degli input, gli input si possono anche cambiare nel corso del tempo, sì, sono variabili, e perciò, diciamo, questo gioco di bilanciamento si riesce a fare. Perciò io penso che qualsiasi cosa che noi facciamo da adesso in avanti deve essere fatta al massimo. Certo. Sì, sì. A noi non ci risulta, non so se qualcuno ha altre conoscenze, a noi non ci risulta che sia stato ancora fatto uno strumento di questo genere al mondo, e perciò vorremmo applicarlo fin da subito. Certo. Fin da subito qua.
Una curiosità, anche gli studenti del tuo corso stanno lavorando su questa cosa o è a un livello più alto? Beh, diciamo, è un livello più alto. Sì, ovviamente. No, ma voglio dire, certamente, però magari i ragazzi possono dare dei contributi anche così, di idee, di in una cosa collettiva, diciamo così. Beh, adesso diciamo questa cosa funziona così, all'UAB noi abbiamo un luogo che è Catron, il palazzo, sì, sul Canal Grande, che è un fondaco della ricerca, cioè, sì, dedicato alla ricerca avanzata, e lì abbiamo un centro superiore di progettualità che si chiama C. Scarpa, è un centro che tende a indagare, diciamo, i livelli più estremi di progettualità, più avanzati di progettualità. Proprio, lavora proprio su questo tema, sul tema della progettualità e sul tema, diciamo, di modellazione del futuro in qualche modo. All'interno di questo centro ci sono dei professori, ci sono dei post, diciamo, persone che hanno fatto il dottorato di ricerca, sì, persone che stanno facendo il dottorato di ricerca, e ci saranno, ancora in questo momento non ci sono, ci saranno anche dei tirocini post laurea e pre-laurea. Perciò, diciamo, c'è tutta la filiera, certo, diciamo, dei livelli istruttivi che lavorerà su questi progetti, su progetti molto, certo, avanzati, progetti di ricerca molto, molto avanzati, che hanno la caratteristica che sono legati, molto, molto legati a problemi molto concreti, sì, ma soprattutto sono fatti insieme con altre amministrazioni. Cioè noi siamo lo Stato, sì, sì, e ci mettiamo a servizio delle altre amministrazioni dello Stato, cioè, va bene, noi abbiamo questa possibilità di progettualità, cosa che in Italia non è molto, certo, sviluppata, diciamo così, e perciò mettiamo a disposizione questo centro per poter... Questo centro è stato finanziato col PNRR, sì, e ci sembra un buon modo. È stato finanziato per 5 anni, ci sembra un buon modo per utilizzare queste risorse. Più o meno ci lavoreranno una trentina, quarantina di persone su questa cosa. Perciò abbiamo anche una grande disponibilità di energia, cioè, certo, molta energia. E anche sicurezza economica, perché appunto se ci sono, sì, 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 questi... Sì, diciamo, abbiamo proprio energia. Certo, perfetto. Ecco, parlavamo prima della Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, quindi ho capito che siete in stretta relazione, sì, ma nel particolare in che cosa si estrinseca questa collaborazione? Perché io so che i soci della Fondazione sono grandi aziende e sono, diciamo, persone interessate ovviamente dal punto di vista economico, perché sennò non farebbero parte appunto di questo tipo di realtà. Ma comunque nel concreto, che tipo di rapporto avete a questo progetto, avete voi con la Fondazione? Beh, la Fondazione innanzitutto è stata, il presidente della Fondazione è stato nominato dalla presidenza del Consiglio, perciò, sì, diciamo, certo, è una cosa che ha queste caratteristiche, in cui appunto è stato nominato Renato Brunetta. Sì. I vicepresidenti sono Brugnano e Zaia, perciò, diciamo, sono il pubblico, diciamo, è pubblico così, certo, no? E in cui partecipano tutte le maggiori istituzioni della città. E con la Fondazione abbiamo discusso fin da subito questo progetto, anzi questo progetto nasce anche grazie alla Fondazione, anche grazie alla possibilità soprattutto di avere un tavolo di discussione comune, sì, su cui confrontarsi fin da subito su questo tipo di progetto. Il 10 marzo scorso abbiamo fatto una grande riunione plenaria con tutti gli stakeholders, sì, della Fondazione. Ma è venuto anche il ministro, Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, con la direttrice generale del Ministero, dicendo che sono d'accordo su questo progetto, che appoggiano, che vogliono essere partecipi, diciamo, a questo progetto. E dicendo anche che Venezia per loro, per il Ministero, diventa un banco di prova, un banco di sperimentazione, anche di forme innovative, di tipi di associazione tra università, di nuovi corsi, di nuove forme di didattica. Perciò abbiamo tutte le carte a posto, certo, e tutti i semafori verdi. Certo. Adesso, diciamo, l'unica cosa che bisogna mettere in campo in maniera molto forte
è materia grigia. Che questa è la materia prima, la vera materia prima. Materia grigia per tentare di dare a questo paese un orizzonte di progettualità completamente nuovo e molto 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 avanzato. In fin dei conti Venezia ha sempre anticipato, sì, delle cose che sono successe, sì, dopo, agli altri dopo, certo, nel bene, ma nel male, nel male, insomma, certo. Perciò, e certe volte anche nelle cose del male se riuscite a trasformarle e farle diventare del bene, certo. Perciò Venezia ha questa capacità di anticipare il pianeta in una qualche forma. Perciò vogliamo riprendere questa forza, riprendere questa possibilità, diciamo, di grande progettualità e di lanciarla avanti. Questa è l'occasione. C'è un incrocio di interessi, di disponibilità, di capacità anche di lettura, di previsione delle cose che non è così comune, diciamo, nell'amministrazione italiana. Il sindaco è laureato UAV, sì, perciò diciamo, sì, e ha questa capacità di vedere, diciamo, i progetti avanti. Renato Brunetti è stato docente UAV, certo, no? E ha, si gioca in famiglia. Si gioca più in famiglia, diciamo così. Però diciamo che c'è questa voglia di vedere avanti, sì, ma anche se né io né Brugnaro saremo in carica quando succederà, sì, questa cosa, però stiamo lavorando con i tempi lunghi, e lavorare con i tempi lunghi, che può sembrare una banalità, ma non è una banalità, no, no, cioè, non è assolutamente, no, no, una banalità, anzi, che è una cosa molto molto molto, sì, molto molto, certo, molto rara, e perciò, diciamo, ci sono queste condizioni che sono buone, sembrano dare. Poi certo, poi ci sono i problemi italici, cioè, certo, non è vero che lo stellone ci salva sempre, c'è un problema anche della città che tende magari a impantanare alcune cose. Ecco, allora io su questo vorrei proprio intervenire anche per chiudere, diciamo, questa conversazione molto piacevole. Allora, noi parliamo per la città, rappresentiamo i cittadini che si rivolgono a noi, come dicevamo prima, e abbiamo parlato di tutti, abbiamo parlato di università, abbiamo parlato di istituzioni, abbiamo parlato della fondazione, abbiamo parlato di elementi grandi che ci stanno lavorando. Manca un attore, cioè mancano i cittadini. Allora, noi abbiamo l'esperienza dell'M9 che ci è stata calata dall'alto, che ha solo adesso, con la nuova presidenza del professor Bogliesi, comincia a mettere veramente le radici in città. Però ci sono stati anni, anni e anni di mancata digeribilità di questo progetto. Perché? Perché quel progetto lì non era stato, non dico concordato, ma neanche discusso con la città. Allora, dato che questo è un progetto bellissimo, però, come dicevamo prima, di grande impatto sulla città, io mi sentirei, a nome dei cittadini non solo di Mestre ma anche di Venezia, di far intervenire questo attore, cioè nel senso di non comunicare solamente quello che si vuole fare e quello che man mano verrà fatto, ma anche renderlo partecipe, perché questa si tratta di qualcosa che è attuale in tutte le città, ormai nel mondo, in Italia, e lo saprai anche tu, cioè la compartecipazione dei cittadini, soprattutto nelle cose molto grandi che riguardano il loro futuro e il loro presente. Quindi io mi sentirei di raccomandare questa cosa, quindi di coinvolgere in qualche momento dell'anno oppure a certi punti raggiunti, di sentire i cittadini o quantomeno di avvicinarli, per non far dopo invece ricadere una cosa così grande e dire: caspita, come la affrontiamo noi cittadini adesso, che non ne sapevamo niente, o quantomeno sapevamo che si doveva fare questa cosa, ma non in che termini, non con questo impatto. Questa è una cosa che io chiedo, propongo e perolo nei confronti, appunto, di chi sta pensando a questo progetto. Beh, diciamo, ci sono tempi e tempi su questa cosa. Beh, prima di tutto questo qui è fatto con i rappresentanti dei cittadini. Cioè, perciò, diciamo,
tutti i rappresentanti che sono stati eletti in varie forme, in tutte le loro forme possibili, diciamo, nel gioco, diciamo, di rappresentanza democratica, sono dentro e stanno discutendo di questa cosa, perciò questo è così. Un'altra cosa è invece riuscire a avere coinvolgimento, ecco, su progetti di questo tipo. L'Italia non ha strutture, di rappresentanza democratica che permettano passaggi di questo tipo. Faccio un esempio. Sì. Avevo partecipato al concorso per il nuovo Parlamento di Berlino. Sì. Nella giuria del concorso del nuovo Parlamento di Berlino, che è un investimento gigantesco di tutta la nazione, della Germania, quella volta che si stava riunificata, eccetera, eccetera, eccetera. C'era, studiosi di certo livello, politici, c'era il consiglio di quartiere di quel quartiere, dentro nel sistema giudicante, sì. Il consiglio di quartiere. In Italia non c'è, questa cosa, non abbiamo, perciò diciamo, secondo me bisogna riuscire a dare, diciamo, che ci sia un sistema di rappresentanza, democratico in una qualche forma. Pensare che questo si sostituisca con volontarismo penso che sia abbastanza demagogico, cioè il rischio demagogico. Penso, adesso usando una parola difficile, diciamo così, che sia necessario, diciamo, un'epistocrazia, cioè diciamo una rappresentanza democratica basata sulle conoscenze, cosa che in questo paese non si fa, no? E perciò alcune cose, io mi rendo conto facendo, non tanto il lavoro degli insegnanti, ma quanto tentando di comunicare, per esempio, dei problemi di scelte urbane. Sì. Dove tutti pensano di sapere questa cosa. Siamo tutti direttori tecnici, direttori artistici, tutti ministri. Tutti architetti, no? Nazionale. Certamente, è uno sport nazionale. Io penso che sia necessario avere persone che abbiano dei patentini per poter prendere alcun tipo di decisione. È necessario avere, diciamo, delle persone che abbiano certo tipo di competenze tecniche per alcune cose. Non è niente di nuovo questo, e soprattutto non è niente di nuovo nella Serenissima. La Serenissima aveva un problema grosso, grandissimo. Questo lo scrive in un bellissimo libro Adolfo de Berenger, a metà dell'Ottocento, scrive come gestivano i boschi la Serenissima, cioè come veniva gestito questo sistema, perché con la legna si costruiva la città, tutta la città, la foresta. Si costruivano le navi, perché senza le navi non si poteva fare niente, ci si scaldava, perciò era una roba molto importante. Certo. Però, piccolo problema, qui non c'erano foreste, perciò bisognava gestire queste risorse, che sono risorse che durano molto tempo, perché per crescere un albero ci piega 25 anni, perciò devi gestire in maniera molto molto oculata. Tanto oculata, bisogna essere tanto bravi che questa gestione bisogna farla con sistemi amministrativi nuovi, il magistrato della legna, sì. Ed è un magistrato così importante che non deve essere intaccato dalla politica di tempo breve, perché deve ragionare su tempi lunghi, e lì bisogna mettere a comandare e a gestire queste cose, bisogna mettere della gente molto preparata, quelli che sanno. Perciò è necessario, diciamo, questa cosa qua. Con la demagogia non si gestiscono. No, ma io non intendevo il fatto che i cittadini debbano sostituirsi, dico solamente che l'informazione puntuale e il coinvolgimento, quantomeno sul fatto che l'informazione sono fondamentali. Non c'è dubbio. Cioè, non si può lasciare la popolazione, no, ovviamente. Ma su questo non c'è dubbio alcuno. E questo fa parte, diciamo, di una trasparenza delle decisioni che vengono prese così. Però è necessario, io penso sempre di più, mi sono convinto sempre di più, che è necessario avere un sistema di decisione tecnico molto forte, sì.
che poi possa essere valutato, diciamo, da, e perciò separare, sì, i tempi. Certo. I tempi del territorio non sono i tempi della politica, no. Sono tempi diversi. La politica ha dei tempi troppo veloci, cioè molto veloci, rispetto ai tempi delle trasformazioni che invece sono lunghi. Certo. E dobbiamo riuscire a separare in qualche forma questi piani. Quello che noi come IUA stiamo tentando, diciamo, è questo, diciamo, di proporre noi, metterci noi in, certo, campo, diciamo, come tecnici e come partecipanti a una comunità civile dal punto di vista dello Stato, di dire va bene, tentiamo di dare il nostro contributo nel luogo dove siamo, per tentare di avere almeno un registro di tempo più lungo rispetto, sì, a delle cose che possono accadere un tempo più lungo. Quindi diciamo che questo incontro di oggi, che direi, diciamo, di chiudere qui perché è stato molto esauriente, ci ha dato la misura di quello che verrà, tanto che è stato deciso, che è stato ideato, che è stato approvato a tutti i livelli, e anche del fatto che si stia iniziando in modo tangibile a fare questo grande lavoro. Io chiederei di aggiornarci, certo, magari fra un, magari poi resteremo in contatto naturalmente, in modo da dare ulteriori informazioni nel nostro piccolo, che non è neanche così tanto piccolo ormai, però è una cosa interessante, perché questo potrebbe essere un luogo di, diciamo, di incontro e di scambio e di informazione che sarebbe utile sia per voi e anche naturalmente, certo, per i cittadini, certo, quindi, sicuramente. Ecco, quindi allora io ti ringrazio per la disponibilità e per essere venuto qui, ecco, e aver accolto il nostro invito. Grazie per tutte le cose che ci hai detto e che ci hai illustrato, perché insomma è una, saperle, sentirle con tranquillità in una trasmissione come la nostra è interessante. E quindi grazie ancora. Bene. Grazie a voi, grazie. Bene, allora noi ci risentiamo e ci rivediamo la prossima settimana con l'ultimo appuntamento di questa serie, e quindi vi do la buona sera e a presto.